Allora, la parrocchia di Diocesi Sant'Antonio, di cui io sono vicario parrocchiale, vivrà a partire da domani, lunedì 9, fino a venerdì prossimo, una settimana molto intensa dal punto di vista vocazionale, proprio perché due giovani si apprestano a fare un passo molto importante verso il sacerdozio. Si tratta di due ragazzi che vivono questa comunità parrocchiale in modo diverso. Il primo, Fabrizio Gentiluomo, che domani sarà ammesso tra i candidati all'ordine del diaconato e del presbiterato, è semplicemente un giovane che conosce questa parrocchia da qualche mese, in quanto vive all'interno di questa comunità il suo tirocinio pastorale. Difatti, la sua parrocchia di origine è la parrocchia Maria Santissima di Loreto di Acireale. Mentre la celebrazione di venerdì ci tocca direttamente, in quanto Alfredo Coco è proprio originario di questa parrocchia. Col diaconato, ecco, le cose cominceranno a farsi molto più serie, in quanto riceverà il primo grado dell'ordine. La celebrazione di venerdì sarà preparata da una veglia di preghiera che si svolgerà giovedì, dopo la messa delle ore 19. Ci riuniremo in preghiera con il nostro caro seminario vescovile, ci sarà il rettore, i superiori e gli altri seminaristi della nostra diocesi. Sarà un'occasione per ricordarci che la vocazione è cosa molto importante. Tra qualche domenica vivremo anche la cosiddetta giornata di preghiera per le vocazioni, la quarta domenica di Pasqua. Ricordando come la vocazione è qualcosa che interessa il cuore del credente. Il rischio qual è? Quello di vedere la vocazione come un qualcosa di direttamente diretto all'aspetto vocazionale sacerdotale. Si dice sempre, dice, quel ragazzo ha la vocazione, tutti abbiamo una vocazione. Vocazione alla vita matrimoniale, vocazione alla vita missionaria, anche religiosa, appunto sacerdotale, in un tempo in cui c'è molto smarrimento. Ecco, chiediamo al Signore che possa illuminare le nostre menti perché ciascuno possa trovare la propria strada, appunto, l'indirizzo che porta al mondo della vocazione. La vocazione, dicevo, è una chiamata e la chiamata è qualcosa che ci viene dall'alto. Un aderire al progetto di Dio nella nostra vita per il bene nostro e di chi ci sta attorno. Buonasera, oggi è la domenica in ambis, domenica dopo Pasqua, nella quale ricordiamo ancora una volta la risurrezione di Cristo e in questa domenica, proprio domenica in albis, riviviamo quello che si faceva nella Chiesa primitiva, cioè la consegna della veste battesimale che veniva portata per una settimana. Infatti questa sera ho invitato tutti i genitori con i bambini che hanno ricevuto il battesimo nell'anno 2017 per portare la loro veste e ricevere una benedizione e così vivere proprio il senso di questa domenica in albis, che come sappiamo tutti è anche la domenica della misericordia. È domenica nella quale ricordiamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, il senso dei sacramenti di Dio che con questi segni ci tocca nel profondo del cuore, ci concede la sua grazia, ci rende figli suoi. E tutto questo, essere figli di Dio, è un coinvolgimento nel mistero dell'amore di Dio, una chiamata di Dio e una risposta del Signore, è una risposta degli uomini. Sotto questo punto di vista, proprio della chiamata e della risposta, la parrocchia di Aci Sant'Antonio è un terreno fertile per le vocazioni. Nel corso degli anni tanti sono stati i giovani che con generosità, con gioia, hanno risposto alla chiamata del Signore, l'hanno seguito nel cammino
della vita della Chiesa e poi in particolare anche nella consacrazione, nella vocazione alla vita sacerdotale diocesana. In questa settimana due giovani della nostra comunità parrocchiale, uno che svolge il suo tirocinio pastorale qui in parrocchia perché il seminario lo ha inviato qui ad Aci Sant'Antonio, Fabrizio Gentiluomo, domani riceverà dal nostro vescovo, Monsignor Antonino Raspanti, alle ore 19 in cattedrale, la missione tra i candidati all'ordine sacro del diaconato e del presbiterato, quindi preghiamo per lui. È un passo importante perché viene appunto ammesso ufficialmente tra quei candidati che proseguono il cammino verso il sacerdozio. E poi venerdì 13 ci sarà l'ordinazione diaconale del seminarista, adesso accolito, Alfredo Coco. Sappiamo che il diaconato già è un passo definitivo e quindi vogliamo pregare per lui, vogliamo sostenerlo. Giovedì alle 19 ci sarà la messa qui in parrocchia con la presenza del seminario e alle 19:30 una veglia di preghiera. Pregheremo per Alfredo perché il Signore gli conceda il dono dello Spirito e possa nel diaconato servire i fratelli e la Chiesa. Grazie a tutti e buona domenica in albis.